pubblicazione di Giulia Giulia intitolata La Sardegna nel passaggio dalla prima alla seconda modernizzazione. La relazione di stasera di Guido Melisi intitolata Crisi delle istituzioni e nuova società, quindi facciamo una specie di corsa in due tempi, dal passato al presentissimo. Il mio discorso, che non potrebbe anche intitolarsi appartenenze al plurale, perché la prendo un po' molto in largo e avrei preferito continuare ad ascoltare gli altri perché mi sarebbe interessato di più, però va bene. Spesso si sente chiedere in Sardegna, come altrove per motivi analoghi, dove appartengono i sardi. E c'è un modo sardista collaudato di rispondere a questa domanda sulla nostra appartenenza, che altrove sembra riposare nell'ovvio. Ma i sardi appartengono a se stessi, o perlomeno dovrebbero. Questa risposta scalda i cuori, rivendica un diritto sentito naturale, così spesso risentito come negato, oscurato, ignorato. A parte le ibridazioni esterne e le complicazioni identitarie interne, in tempi storici i sardi, come tanti altri popoli piccoli, medi e anche grandi, non sono mai appartenuti a se stessi, nemmeno pare ai tempi dei gloriosi giudicati sardi medievali. Per la preistoria nuragica e cronologica poi possiamo sbizzarrirci anche in libere fantasie di glorie d'armi e di conquiste mediterranee. Possiamo forzare la storia antica sardizzando senza residui i sardo-punici Amsicro e Iosto in guerra contro Roma. Va bene? Si sente? Sì. Ma in tempi più storici, come sardi soffriamo da più di due millenni delle varie forme di svantaggio proprie delle identità o appartenenze minori che devono convivere, per lo più da subalterni, con identità o appartenenze maggiori e con maggior potere. Tutto ciò resta un problema anche dei nostri tempi, sebbene ereditato da tempi anche primordiali. La storia conosce dappertutto situazioni di convivenza sbilanciata tra gruppi più o meno differenziati nei loro modi e condizioni di vita, oltre che per stratificazione di poteri all'interno di compagini composite, tanto che queste forme di subordinazione sono spesso considerate naturali e inevitabili. Oggi però lo stato del mondo, riguardo alle situazioni e ai sentimenti di appartenenza e identità che più contano, si può dividere e ci divide in due grandi appartenenze importanti e fondamentali, ma troppo implicite e ovvie spesso per essere tenute abbastanza in conto. Ed è utile parlarne, o almeno accennarne, proprio per cercare di vedere meno sfocate situazioni particolari e locali come quella sarda o come quella del mezzogiorno italiano, in quanto due esempi differenziabili di una fenomenologia variegata. È abbastanza evidente e ovvio che i vari popoli dello Stato italiano, quando si situano nel vasto mondo, si sentono e si qualificano come occidentali, seppure con qualche dubbio e incertezza, più faccetta che seria nel caso degli italiani meridionali e insulari. È abbastanza certo che in Sardegna, come in Sicilia o Lampedusa, ci si sente nord del mondo piuttosto che sud, che sebbene con qualche dubbio residuo ci si sente parte dei paesi ricchi, mentre c'è tutta un'altra parte da cui anche i sardi ci sentiamo e vogliamo sentirci diversi, che è quella che chiamiamo terzo mondo, paesi poveri, o più chiaramente in via di sviluppo, e così via. In tale situazione bipolare, che ne è delle varietà e delle appartenenze minori e minoritarie dentro appartenenze più vaste? Proprio il problema di queste particolari identità può essere visto meglio nella sua importanza e nelle sue dinamiche, se oggi le identità minori si guardano dal punto di vista delle due grandi differenze e appartenenze maggiori, nord e sud del mondo, cioè dal punto di vista del mondo diviso.
Cristo in ricchi e poveri. Non è neanche esso un fatto nuovo, certo, ma è nuovo per la sua portata, che bipolarizza tutto il pianeta e tutta l'umanità. È nuovo per la sua enormità, che chiamiamo globalizzazione e mondializzazione. Oggi comunque nel pianeta Terra siamo costretti, nel bene e nel male, a sentirci parte di una delle due grandi partizioni a egemonia occidentale, dove la relativa vaghezza non solo geopolitica della nazione di Occidente non ne diminuisce la forza identificante e differenziante. Se è vero che da ultimo l'attentato dell'11 settembre l'ha detta chiara a chi vuole capire lo stato del mondo o gli avvenimenti che stiamo vivendo in questi mesi e settimane e giorni. Quando oggi parliamo di identità o di appartenenza, o meglio di identità e appartenenza culturale, non possiamo quindi trascurare che le identità che oggi contano non sono tanto quelle che diciamo etniche, intendendo che sono anche minoritarie, o che comunque non contano da sole esse. Contano anche le identità che diciamo etniche, certo, e quindi anche le minoritarie, da modulare però da situazioni gravi come quella, poniamo, curda, a situazioni scomode come quelle dei sardi o dei corsi o dei friulani, con punte acute in casi come quelli dei corsi o baschi o irlandesi. Ma queste situazioni locali acquistano più senso e giusta prospettiva se visti alla luce del fatto relativamente nuovo delle due identità planetarie, prima esistenti in forme meno evidenti, a partire dagli inizi di ciò che diciamo età moderna, post-colombiana. Grandi identificazioni anche geopolitiche sono presenti ampiamente nella storia e hanno coinvolto anche la Sardegna nei millenni passati, come l'hanno fatto anche le grandi religioni universalistiche, quali cristianesimo o islamismo, con aspirazioni o pretese salvifiche per tutta l'umanità. Oppure se si considera che ciò che noi diciamo modernità è qualcosa che ha dentro di sé la nozione di superiorità della modernità occidentale o anche della postmodernità. Anche in altri tempi e in altri millenni esisteva un sentimento di appartenenza all'umanità come totalità, cristiana, maomettana e così via. Ma l'idea, il sentimento, la constatazione di un'umanità come tale, globale e come totalità planetaria è anch'esso qualcosa di nuovo, da vedere anche come conseguenza del mondo postcoloniale. Ma non ha torto chi vede nascere questo nuovo senso di un'umanità unica, chi vede maturare per la prima volta il sentimento di appartenenza all'umanità come specie unica sulla Terra, proprio quando la nostra specie, la stessa vita, la stessa Terra, è minacciata, cioè nel momento in cui la possibilità di autodistruzione totale è diventata realistica, a partire soprattutto, direi, dalla seconda metà del Novecento con la bomba atomica. Ancora una volta parrebbe si acquisisce consapevolezza di sé scoprendo la propria precarietà nel mondo. Questi paiono però i più grandi e importanti sentimenti di appartenenza oggi anche per noi. Prima di tutto appunto quello di appartenere all'umanità che vive in un pianeta che ha i suoi problemi di sopravvivenza. Poi quello di appartenere a una delle due parti di umanità su scala planetaria, quella del mondo ricco e quella del mondo povero. Ambedue, cosa anche vaga, certo, ma le vaghezze, come dicevo, e le incertezze non tolgono di mezzo alla certezza fondante che nel nostro caso l'umanità vera e migliore è quella ricca, dominante, di maggiore prestigio, magari anche democratica, che non ha problemi fondamentali di sopravvivenza quotidiana e di applicazione quotidiana dei diritti umani, mentre l'altra parte dell'umanità, che è la maggior parte dell'umanità, ha più o meno forti questi problemi di povertà, dipendenza, subordinazione, sfruttamento, negazione di diritti e di democrazia, a cominciare da quello alla vita e a una speranza di vita come la nostra. Però hanno una loro importanza anche i problemi delle appartenenze minori, da vedere dal punto di vista che dicevo, cioè a misura delle due grandi appartenenze planetarie, in qualche modo inedite, a seconda dell'essere parte dell'umanità ricca e dominante e dell'umanità povera e dominante. Anche noi occidentali
abbiamo oggi l'abitudine di considerare come sempre positive e solo produttrici di azioni e reazioni giuste e sacrosante anche le appartenenze minoritarie in contatto più o meno problematico con parti maggioritarie di solito organizzate in uno stesso Stato, come è il caso della Turchia o dell'Iraq rispetto al popolo curdo, o se si vuole della Sardegna rispetto allo Stato italiano o magari all'Unione Europea. Bisogna tenere conto dell'abitudine o propensione a considerare solo positivamente, come qualcosa che suggerisce sempre azioni, reazioni e sentimenti giusti e sacrosanti, l'essere parte di una situazione di subalternità o di minorità etnica. Dovremmo a volte diffidare anche della generale simpatia che in genere l'Occidente riserva alle minoranze più o meno conculcate, specialmente quando siano implicati in situazioni da terzo mondo o quando non si tratta delle proprie minoranze etniche o nazionali o linguistiche o religiose e così via. Prima di tutto perché non è vero. A noi basterebbe considerare le abbastanza recenti mattanze interetniche jugoslave che parlano tanto chiaro da accecarci e da farci considerare cose che non ci riguardano. Oppure il leghismo nord italiano, anche nella versione ultima, per capire come non sempre i sentimenti di appartenenza generano reazioni e magari anche progetti politici accettabili sul piano dei diritti umani, dei diritti umani e della stessa base culturale dell'Occidente odierno. Cioè, pare davvero che si debba sempre misurare ciò che i nostri sentimenti di appartenenza ci suggeriscono alla stregua di altre misure, di altri valori, che non siano solo quelli di sentirci parte di un'identità più o meno conculcata. I torti dei conculcatori sono certo sempre ragioni dei conculcati. Certamente sì, almeno quando machiavellicamente i torti dei conculcatori armano i conculcati. L'appartenenza a piccoli popoli è vista e sentita come fonte di ragioni e di diritti, ed è normale l'idea che le etnie minoritarie siano nel giusto nel rivendicare la propria identità proprio in quanto minoritarie e anche solo per questo subalterne. Infatti l'esistenza di piccoli popoli in convivenza con grandi crea spesso situazioni di discriminazione dei piccoli popoli, mentre non sono rare le minoranze che conculcano maggioranze assoggettate. Eppure l'inflazione dei diritti dei piccoli popoli non si misura solo sui sentimenti di appartenenza, si misura su altre scale, perché i sentimenti di appartenenza etnica di per sé non sono né buoni né cattivi, e infatti di appartenenza etnica si muore eroicamente tanto quanto il nome dell'appartenenza etnica si uccide brutalmente. L'essere quello o quell'altro non produce di per sé niente di buono e niente di male nei rapporti reciproci tra diverse identità. Storia e antropologia ci insegnano che i sentimenti di appartenenza ad una collettività comunque individuata, dall'umanità universale al campanilismo più stretto, è cosa che gli uomini creano sempre per il fatto di essere in gruppo, in società, e che quindi il senso di appartenenza è qualcosa di elementalmente, di elementare e di umano, che suggerisce azioni e reazioni umanamente varie, quindi problematiche. Le situazioni dei piccoli popoli a contatto e in convivenza geopolitica con grandi popoli infatti è tanto spesso problematica, anche quando il grande non tende a conculcare il piccolo, per il fatto stesso che il grande ha maggiore importanza del piccolo. L'appartenenza o identità dunque produce valori e disvalori, e i comportamenti etnici devono valutarsi sulla base di criteri esterni alla pura appartenenza. Valori e disvalori insomma non cambiano di segno quando si appartiene a questo o a quell'altro popolo, maggioritario o minoritario. E l'appartenenza etnica acquista valori o disvalori a seconda di come, di chi, di quando e con quali scopi agisce nel nome della propria identità etnica, della propria appartenenza. Eppure è anche obbedendo a sentimenti e a risentimenti di appartenenza etnica che siamo più portati a fare operazioni come quelle di alzare bandiere, sigle,
slogan e parole d'ordine di fronte a situazioni sempre in movimento, situazioni di incertezza dove proprio anche l'uso della fredda ragione è indispensabile, piuttosto che il richiamo a sentimenti che tanti guai anche nella nostra storia recente hanno creato, come certi nazionalismi o etnicismi anche di identità minoritaria. Anche per queste ragioni più generali non è mai stato facile essere o pensarci sani, ieri come oggi. A qualunque dei piccoli e grandi o infimi imperi mediterranei siamo appartenuti. Oggi possiamo appartenere ad altro, in modo nuovo e meno doloroso, ma non senza pensarci e sentirci nel mondo grande e terribile che ci contiene tutti, come diceva un sardo, che ancora per voi è. E come diceva anche un altro fiorentino quando definiva il nostro mondo una aiuola che ci fa tanto feroci. I sardi, forse più di altri europei marginali, usano spesso per se stessi la nozione di identità. Sembra quasi che essere sardo predisponga a rifletterci. Sarà che non fanno che dirci da millenni che siamo diversi, più spesso nel male che nel bene, ogni volta esagerando e scontentando. Per quanto mi riguarda, mi predispone anche il mio mestiere, perché sono pagato, ero pagato per fare l'antropologo. Noi stessi ci consideriamo particolari, spesso per tirarci su, spesso per buttarci giù, ma pur sempre per intendere un po' meglio cosa siamo, chi siamo, nel mondo grande intorno, mondo che tra l'altro sentiamo che ci ignora troppo. Sentiamo in modo acuto certe preoccupazioni identitarie che sono più o meno di tutti gli altri al mondo, cosa che non è da dimenticare. Ci ha fatto così la storia e la geografia, più o meno duramente che per altri forse, ed esageriamo in stizzite introversioni o inventate estroversioni identitarie. Durante gli ultimi decenni della Guerra Fredda, dopo gli impegnatissimi primi anni costituenti e di costruzione e tenuta della democrazia e in Sardegna dell'autonomia, si era costretti dai sussulti della storia a un impegno e una progettualità che si sono attenuati nei tre lustri del berlusconismo, il quale ha come conseguenza anche l'abbandono della progettualità sociale e politica, che in Sardegna per decenni è stata la progettualità che si etichettava con la rinascita economica e sociale nel solco dell'autonomia, dell'autogoverno. Questo è il luogo del ragionare e proporre ancora oggi, come chi mi ha preceduto ha ben puntualizzato. La vecchia e nuova progettualità della rinascita, forse non tanto fallita, forse persino mai nata, solo abortita tanto quanto è insieme con la forma di autogoverno finora sperimentata, da ultimo ripreso e certo ancora meglio organizzare a livello costituzionale, statutario, con una sovranità ricalibrata in ambito comunitario europeo, sicuramente. Autonomia e rinascita, ancora oggi. Chi contesterebbe che sono ancora questi i termini della questione sarda, comunque aggettivata, oggi come ieri, cioè i modi del nostro autogoverno e i modi del nostro produrre più ricchezza e meglio socialmente distribuita? I 60 anni di autonomia che tenta la rinascita danno per quasi tutti i sardi un bilancio negativo. La Sardegna è cambiata in questi 6 decenni, e molto, fin troppo e troppo presto, con vertigini culturali notevoli, misurabili nella dismisura anche estetica dell'uso delle risorse ambientali e dei modi tradizionali di vivere. Senza fare torto agli uomini, all'uomo che oggi ricordiamo o a presidenti della nostra regione come Pietrino Soldu, non so se nel frattempo sono arrivati altri che aspettavamo. I presidenti sono assenti per il principio. Quindi per giorni. Ecco, sì, forse io tenderei a situarmi almeno per cercare di capire meglio le cose un po' nel campo avverso a quello di Pietrino Soldu, nei termini in cui lo dicevo poco fa. Si potrebbe dire con qualche verità che ciò che è accaduto in Sardegna negli ultimi 60 anni
è accaduto per lo più come sarebbe accaduto anche senza governo regionale autonomo. E credo che anche che sia questo che i sardi rimproverano e si rimproverano rispetto al governo regionale, che non tutti pensano nei termini affettuosi di mamma regione. Verso l'Istituto regionale sardo c'è soprattutto forse delusione e anche ostilità. La politica sporca del dire comune in Sardegna è soprattutto quella vicina della regione, più di quella ancora più vicina della provincia e del comune. Infatti tutto ciò che è accaduto di importante nel male e nel bene, qui è accaduto nonostante senza e contro l'autonomia regionale, a cominciare dalla rinascita forse mai nata come nostro progetto. Le cose migliori la sanno, no, ma è stato facile essere santo o di luoghi simili, ne sanno qualcosa anche i siciliani o i corsi. Pare una caratteristica forse dell'odierna globalizzazione economica e culturale che proprio la globalizzazione stimoli un sentire e un'offerta di particolarità locale. Ambedue, il globale e il locale, si richiedono a vicenda, come di fatto si sa, almeno da quando diciamo che tutto il mondo è paese, e aggiungendo subito che paese, che vai, usanza che trova. La globalizzazione ha una sua domanda globale di peculiarità locale. La differenziazione si è sempre accompagnata alla omologazione, da che mondo è mondo. Niente fa pensare che la tendenza alla globalizzazione e differenziazione non sono di per sé, scusate, globalizzazione e differenziazione non sono di per sé né buone né cattive ancora una volta, ma sono buone e cattive a seconda dei modi e dei risultati. Chi di noi in Occidente, per esempio, non preferisce un mondo unificato, globalizzato nella democrazia, nella giustizia sociale, secondo i diritti universali, cioè globali dell'uomo e così via, piuttosto che differenziato in nord e sud, ricchi e poveri, mondo libero e non libero, centri egemoni e periferie subalterne e così via, differenziando in modi sghembi. E questo non solo nel breve periodo, ma sempre di più. Si può essere anche profeti ottimisti sia della globalizzazione sia della diversificazione dei modi di vivere. Come è stato detto più volte, la pluralità delle forme di vita è l'identità della nostra specie umana. La sola cosa che ci unifica è il nostro differenziarci in modi di vita diversi. L'umanità è identificata dal suo essere culturalmente diversificata, anche sotto il dominio oggi del capitale transnazionale. Una conseguenza della pluralità dei modi di vivere è che si è tanto spesso implicati in situazioni di convivenza tra diversi universi culturali più o meno distinti e contrastanti, più o meno identici e inclusivi. È la compresenza della diversità che oggi si ripropone anche in Sardegna, in ogni centro, per quanto chiuso nel suo cosiddetto interno, delle zone interne. Diversità che pone il problema della relatività dei diversi modi di vita, a parte che l'esperienza della diversità diventa spesso inferiorizzazione del diverso e pretesa di eccellenza per il proprio modo di vivere, come vizio sommo di noi occidentali, e non tendenza naturale universale. A parte cioè il maggiore problema della diversità dei modi umani di vivere, che così spesso sono diversità di potere in tutti i sensi del termine potere. Il riconoscimento della pluralità dei modi di vivere umano e quindi della relatività storica di tutto l'umano non è un pericolo, ma è almeno un punto d'approdo o di partenza o di ripartenza, ma necessario. Non è il male del nostro tempo, che è più che mai il problema del nostro tempo e anche del nostro tempo sacro, nel bene e nel male.
Grazie.